Ciao e bentornati. Allora, no, non ho assunto un videomaker, quello che mi sta seguendo è proprio il prodotto che posso portarvi oggi in anteprima, cioè il DJI Osmo Mobile 6, lo stabilizzatore più conosciuto e più famoso in commercio, che arriva all'ultima versione, che io ho avuto la fortuna di poter provare in anteprima questi giorni. E quindi sì, avrei potuto farvi vedere l'unboxing della scatola, dopo vi farò vedere comunque cosa c'è all'interno, ma la cosa più importante secondo me è farvi vedere come funziona questo prodotto, e questa è una delle caratteristiche più importanti, cioè l'Active Track 5.0. Ma prima di spiegarvi tutto, di farvi vedere effettivamente le qualità di questo dispositivo, vi chiedo come sempre il consueto supporto, lasciando un like qui sotto e iscrivendovi al canale. Naturalmente l'Active Track è una delle funzioni più importanti, no, per le riprese. In questo momento mi sto riprendendo con la fotocamera anteriore dell'iPhone 14 Pro, Active Track attivo, quindi lui mi segue nei miei spostamenti, ma questa immagine così grandangolare è resa possibile dal fatto che l'Osmo Mobile 6, come il 5 del resto, si può estendere proprio come un selfie stick. E questa è una cosa super comoda, no, per chi vuole vloggare, perché diciamocelo, lo stabilizzatore ormai è anche superfluo, soprattutto se avete iPhone di nuova generazione, ma DJI lo sa bene ed è per questo che ha implementato all'interno della sua applicazione di fotocamera una marea di funzioni che appunto possono essere utili per creare video che possono essere professionali anche a chi non ha alcuna esperienza. E ora vi starete chiedendo, ma l'Osmo Mobile 6 vale la pena o magari posso comprarmi il 5? A buon prezzo? Beh, questo ve lo dirò a fine video, ma sappiate che sul mio canale Telegram il 5, il 4, eccetera, e prossimamente anche il 6 sicuramente arriveranno in offerta, quindi vi invito ovviamente a iscrivervi al canale. Come vi dicevo, è un prodotto per principianti anche, quindi fare tutto è assolutamente semplice, c'è l'autocalibrazione, quindi non serve assolutamente essere dei professionisti, e per il tracciamento basta tirare un dito, ecco qui, tracciamento attivato, e in questo momento, come vedete, lui mi segue in ogni movimento. Poi il fatto di poterlo estendere può essere comodo appunto per avere una regolazione anche in altezza quando si fanno delle autoriprese, come in questo caso. Va da sé che tutte queste funzioni sono possibili utilizzando l'applicazione DJI Mimo, che ha la fotocamera interna che permette di sfruttare al massimo tutte le potenzialità del prodotto, e quindi si può sfruttare anche il collegamento dei tasti, che adesso vi farò vedere. Sì, perché c'è da dire che esteticamente è cambiato. Rimane sempre super portatile, quindi una volta piegato entra anche nella tasca dei pantaloni, ma esteticamente cambia un pochettino. Intanto nuova colorazione, sicuramente più bella a mio gusto, e poi arriva questo piccolo display, nulla di che, semplicemente ci sono delle icone che si attivano, tipo quelle del corretto collegamento tra lo smartphone e il gimbal, la batteria e poi le modalità, che in questo caso sono 4 e si possono switchare appunto dal tasto modalità. C'è sempre il joystick per muoverlo, vi basta cliccare questo per girare la fotocamera, basta cliccarlo 2 volte per andare in modalità verticale, poi come sempre ci sono tutte le varie modalità di autobilanciamento, eccetera. È molto molto leggero, molto facile da utilizzare, ma come vedete è stata aggiunta anche questa rotellina che si può ovviamente ruotare ma anche cliccare. Cliccare dà accesso alla modalità di fuoco manuale, come vedete io qua vado a lavorare direttamente sul fuoco manuale, ma cliccandola diventa la modalità zoom, e quindi con la rotellina posso andare tranquillamente a giocarmi tutto lo zoom ottico delle mie 3 lenti di iPhone 14 Pro. Questa è una super figata, per come vedete si può fare anche uno zoom molto molto smoothie, e guardate che figata, tutto semplicemente utilizzando questo dito, è tutto a portata di dito, ed è questa la grande comodità e la genialità ergonomica di questo prodotto, che comunque è anche questo tasto posteriore che permette con 2 clic di ribilanciarlo, oppure tenendolo premuto di andare a bloccare la rotazione del telefono. Beh, direi che a questo punto è interessante farvi vedere la stabilizzazione. Ora io sto correndo e queste sono le riprese che potete vedere tranquillamente, questo grazie alla stabilizzazione a 3 assi che appunto permette di avere immagini
molto molto stabilizzate in qualsiasi condizione. Se ve lo state chiedendo, lui sì, è in grado di supportare anche iPhone Pro Max senza problemi. Tra l'altro qui è attaccato un accessorio aggiuntivo e lo supporta senza alcun problema, sono i microfoni di DJI con i quali mi state sentendo in questo momento. Ma come vi dicevo, è uno strumento assolutamente friendly per chi non ha alcuna esperienza con la stabilizzazione, infatti si può calibrare automaticamente. La cosa fondamentale di un prodotto del genere è essere comodo e come vedete io lo posso tenere tranquillamente nella tasca della giacca, ma lui ha delle funzioni aggiuntive come l'Active Launch, quindi quando io vado a aprirlo lui si accende automaticamente e quando vado a collegare il mio iPhone magneticamente si attiva automaticamente l'applicazione DJI Mimo. Questo perché è un prodotto che ha senso proprio se riesco a tirarlo fuori e utilizzarlo nel minor tempo possibile, quando voglio fare una ripresa particolare, uno slow motion, una foto anche, perché si possono fare ovviamente le foto, i selfie con le gesture, ma utilizzando anche la funzionalità appunto di selfie stick. Ed è proprio questo il valore aggiunto nell'acquistare un prodotto del genere, che come vi dicevo nella stabilizzazione è utile sì, ma non è più la caratteristica fondamentale. Altra cosa figa è che c'è la possibilità di attivare la fotocamera con dei gesti, come in questo caso. In questo momento ho attivato la registrazione video semplicemente con dei gesti e ovviamente posso anche stopparla semplicemente con un gesto. Favoloso. Naturalmente anche sul 6 resta una delle caratteristiche più comode, cioè l'aggancio dell'iPhone è magnetico, quindi io lo stacco così, me lo metto in tasca e non serve che sto sempre lì ad aprire la molla e poi magari mi casca l'iPhone e magari ho una mano sola. No, io tiro fuori l'iPhone in qualsiasi momento, lo aggancio e sono pronto per registrare i video. Grazie all'estrema stabilizzazione e soprattutto all'intelligenza dell'Active Track, una delle funzioni più divertenti da fare e dei mini video da creare sono sicuramente gli hyperlapse. Faccio prima però a farvi vedere cosa vuol dire. Insomma, la sesta generazione di Osmo Mobile continua ad essere un ottimo miglioramento rispetto alla precedente. Secondo me continua a essere il miglior stabilizzatore per smartphone che potete acquistare, sia per l'hardware ma soprattutto per il software, che arricchisce tantissimo le funzioni disponibili al di là di quella che può essere appunto una buona stabilizzazione. Prodotto che mi sono divertito tantissimo ad utilizzare e che vedo molto adatto soprattutto a chi ha poca esperienza foto e video e quindi può creare qualcosa di qualità senza dover star lì a smattare, ma anche per creator come posso essere io o qualcuno di voi che vuole arricchire l'esperienza video magari con degli effetti particolari di hyperlapse o col tracciamento dinamico che appunto può seguirti durante le riprese, come in questo caso fatte dalla fotocamera anteriore dell'iPhone 14 Pro. Anzi, nei commenti scrivetemi anche come vi sembra questa qualità di ripresa. Per il resto, per me è un prodotto assolutamente da acquistare. Vi lascio il link qui sotto in descrizione e se avete domande, mi raccomando, fatemele qui sotto nei commenti. Grazie da Manuel Agostini e noi ci vediamo per un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.